10 agosto 1810. Nasce Camillo Benso, conte di Cavour, massimo protagonista del Risorgimento italiano. Il nucleo centrale del suo pensiero politico consiste in una salda concezione liberale da contrapporre alle teorie socialiste che cominciavano a circolare in Europa. Il suo capolavoro politico rimane il Convegno di Plombières, dove stringe accordi segreti con l'imperatore francese Napoleone III, basi di un'alleanza con la Francia che darà in seguito frutti copiosi. L'obiettivo di Cavour è quello di creare un forte stato nel settentrione dell'Italia sotto la corona dei Savoia, con l'annessione della Lombardia e del Veneto. Con l'impresa dei Mille, favorita e sostenuta di nascosto, Cavour riesce a compiere l'unità d'Italia. Il 17 marzo 1861 il Parlamento unitario proclama il Regno d'Italia e Vittorio Emanuele suo re, mentre Cavour viene confermato alla guida del governo. Fra i tanti personaggi che studiamo a scuola, ce n'è uno che ricordiamo tutti. Sarà per gli occhialetti, sarà per la faccia simpatica e per il nome strano, ma nessuno dimentica Camillo Benso, conte di Cavour. La cosa singolare è che non si tratta di un eroe popolare, ma di un esponente dell'alta aristocrazia piemontese. Pensate, nato il 10 agosto del 1810, Cavour fu tenuto a battesimo da Camillo Borghese, il marito di Paolina Bonaparte, niente meno che la sorella di Napoleone. A 20 anni Cavour iniziò a viaggiare da Londra a Parigi, dove frequentò la Sorbona. Importante proprietario terriero, introdusse grandi novità nell'agricoltura dell'epoca e i risultati furono strabilianti. Credeva nel progresso, nelle infrastrutture come strumento di progresso e non a caso fu lui a inaugurare il cantiere per il traforo del Fréjus. Eravamo a metà dell'Ottocento, momento tumultuoso sia a livello internazionale sia in Italia, prima e dopo la spedizione dei Mille. Cavour fu 4 volte presidente del Consiglio fra Regno di Sardegna e Regno d'Italia. Fu liberale, anticlericale, si alleò con la sinistra, ricordiamo che era un aristocratico, e si scontrò con Mazzini e Garibaldi. Eppure, proprio con i suoi grandi rivali, è considerato un padre della patria. Proviamo a pensarci, fra i suoi successori alla presidenza del Consiglio, per quali useremmo la stessa definizione? Prima di vedere quello che Cavour farà, cerchiamo di conoscerlo un poco. Ecco la casa dove abita. Un palazzo aristocratico dall'imponente scalone e dai saloni dorati. Quante volte per queste scale, molto prima dell'alba, sono saliti con il cappello sugli occhi e il bavero alzato gli emissari dei patrioti, gli informatori, gli agenti segreti della sua politica. Cavour era in piedi ogni giorno prima delle 4. Quando alle 9 il cameriere attraversava i saloni con la colazione del conte, Cavour era già da ore alla scrivania. Alle 10 comincia la giornata ufficiale, il ministero, il Parlamento, il re. Ma alle 4 Cavour è di nuovo in questa stanza sotto la grande carta d'Italia per ricevere i diplomatici stranieri. Una mezz'ora di pausa e alle 6 è di nuovo qui. Il solito domestico li porta la cena su un vassoio, poi ancora lavoro, tutto solo, fino a mezzanotte. Fra 4 ore sarà di nuovo in piedi. Sembra la giornata di un asceta. Eppure Cavour era un uomo sano, esuberante, che amava la vita, l'aria libera, i salotti, le donne. Ma era completamente assorbito da un grande ideale che costituiva per lui un gioco affascinante. Aveva una salute di ferro e se la logorò lavorando, bruciando di passione ed entusiasmo. Pareva nato per vivere 100 anni, arriverà appena a 51.